Le 981 miliardi di dollari è la cifra immensa spesa nel 2020 nel mondo nella corsa agli armamenti, 2,6% in più di quanto speso nel 2019, nonostante la pandemia. Lo dicono i dati del SIPRI, l'Istituto Internazionale di Ricerca sulla Pace di Stoccolma. Il 2,4% dell'intero PIL mondiale viene utilizzato per acquistare armi. A spendere di più sono gli Stati Uniti, con 778 miliardi di dollari. A seguire ci sono Cina, 552 miliardi, India con 72,9 miliardi e Russia con 61,7 miliardi di dollari. Per Lisa Clark, rappresentante italiana di ICAN, la campagna internazionale per l'abolizione delle armi nucleari, il business dell'industria degli armamenti è talmente grande da condizionare la politica degli stati. Noi vediamo che questo potere economico spropositato delle industrie che producono le armi gli dà anche un'influenza politica certo, sui nostri governanti, che davvero ci impedisce di andare avanti con le idee dell'umanitario, del sociale. E nel fiorente mercato degli armamenti c'è anche il nostro paese, che l'anno scorso ha speso 28,9 miliardi di dollari. L'Italia è anche al decimo posto nella lista dei paesi esportatori. Nel 2020 ha venduto armi per un valore di 4,6 miliardi di euro. Abbiamo venduto armi anche, pensate, all'Ucraina e alla Russia, che nel 2021 ha acquistato dal nostro paese quasi 44 milioni di euro tra munizioni e armi. Il doppio di quanto acquistato invece dall'Ucraina, 24 milioni di euro. Ma a fare veramente paura sono i numeri sulle testate nucleari. Una parte consistente dell'aumento delle spese militari finisce proprio nella modernizzazione di questo tipo di armi. All'inizio del 2020 di armi nucleari ce n'erano in tutto il mondo circa 13.000. I paesi che hanno testate nucleari sono 9, si vede bene in questo grafico. Stati Uniti e Russia insieme ne hanno 11.725. Poi ci sono Cina, India, Pakistan, Corea del Nord, Israele, ma anche Francia e Gran Bretagna. Tutti stanno sviluppando o installando nuovi sistemi d'arma, oppure hanno annunciato l'intenzione di farlo. Ne stanno studiando di meno potenti. Sembrerà un paradosso, ma l'idea che si producano delle armi nucleari meno potenti e con meno conseguenze di rilascio di radioattività è preoccupante, perché significa che c'è una maggiore probabilità che queste vengano addirittura usate. Ci sono dei generali cresciuti di una nuova generazione, quelli che non hanno vissuto la guerra fredda, che pensano addirittura che si possano utilizzare sul campo di battaglia. Ma sappiamo che se si usa anche una piccola arma nucleare si dà la stura a conseguenze inimmaginabili. Senta, com'è possibile che siamo tornati ad una situazione che sembravamo aver lasciato alle spalle, no? In un certo senso, in questi anni non ci si pensava più. Negli anni furono Reagan e Gorbaciov che crearono questo movimento per il disarmo nucleare totale, e da lì nacque nell'87 il trattato che smantellava tutte le armi a raggio intermedio. Quello che è successo nel 2019 tra Trump e Putin, no? Che hanno deciso di fatto stracciare questo accordo, che conseguenze ha? Terribili, perché significa che adesso si può di nuovo costruire e mettere sulle rampe di lancio dei missili che hanno la possibilità di trasportare armi nucleari della gittata tra 500 e 5.500 chilometri. Ecco, Putin ha minacciato l'uso delle sue armi tattiche, che stanno anche a Kaliningrad, che stanno nelle zone vicine alla frontiera occidentale russa. Siamo in una situazione in cui è assolutamente necessario riprendere a negoziare tutti i trattati. La sicurezza mia non può essere contro la sicurezza di un altro, così non funziona. Dobbiamo metterci insieme intorno a un tavolo e trovare il modo di avere una sicurezza che dia garanzie a tutte e due le parti rivali in conflitto. Dalla fine della guerra fredda tutto è cambiato. Sono bastati 15 anni, ci dice Lisa Clark, per tornare al punto di partenza. Forse anche più indietro.
E un ruolo in questo nuovo equilibrio ce l'ha anche la NATO, che avrebbe dovuto continuare ad esistere, ma con un obiettivo diverso. Diventare non più una organizzazione specificamente militare, ma anche un'organizzazione di sicurezza internazionale che non usasse solo lo strumento militare. Ma dopo qualche anno questo è cambiato ed ha ripreso ad essere semplicemente un'organizzazione militare. Le tre repubbliche baltiche chiesero di entrare nella NATO e la NATO avrebbe dovuto rifiutare